Buonasera, voi mi vedete, ma io non vi vedo, come al solito, senza occhiali, sono mezza cieca. Ritorno dopo, quant'è? Un mese? Un mese e mezzo di assenza? Il mio computer è morto, strada facendo, la vita non è stata facile per lui. No, in realtà ce l'ho da 10 anni, in pratica. Ce l'avevo, perché ormai l'ho portato nel paese dei computer rotti e niente, a una certa non ce l'ha più fatta, mi è collassato e non volevo comprare un computer francese perché non volevo avere la tastiera francese e quindi ho aspettato il mio ritorno in Italia per le vacanze per acquistarne uno là. Quindi adesso abbiamo di nuovo il computer per editare i video. Tra l'altro, questa bestiola è sempre più rompipalline, ma è da tanto che non ve la faccio vedere, quindi buongiorno Olli. E scendi giù, grazie. Ritorno con un video sui prodotti finiti perché avrei voluto registrarlo un mese fa, non potendo, ho continuato ad accumulare cose. Prodotti per i capelli finiti. Abbiamo uno shampoo e un balsamo. Shampoo di Garnier Ultra Dolce, questo qua tedesco, al cocco macadamia, uscito non mi ricordo più quanti estati fa, ma è una gamma per i capelli secchi. Mi è piaciuto, onestamente, sapete che io uso comunque in generale anche prodotti da supermercato per i capelli, nonostante io lavori in un salone da parrucchieri, e in realtà io non ci sputo mai sopra. Quindi questo qua onestamente a me non è spiaciuto. Il balsamo che ho terminato questo giro è questo qua della L'Oréal Paris. Questo qua era il balsamo che portavo con me per i clienti a domicilio, perché ne basta abbastanza poco, in realtà lo lasciamo in posa neanche un minuto, ma comunque il capello si districava benissimo ed era più morbido, quindi era davvero molto molto rapida la cosa. Poi arrivata l'estate, il nuovo lavoro, non ho fatto molte più cose a domicilio e quindi me lo sono finita io. Mi trovo benissimo in realtà, sia per me che per i clienti, come detto, veloce. Fa quel che deve. Un oliettino struccante della Nivea, quello viola, che non so se è disponibile in Italia, però così così, per struccare gli occhi assolutamente no, non toglie niente, quindi io lo sconsiglio. Per quanto riguarda il viso, io ci facevo sempre due passate e ancora non mi sembrava fosse abbastanza abbastanza. Quindi in realtà se vi truccate leggere sul viso, perché no, ci può anche stare, ma se vi truccate molto pesanti, direi che un'altra alternativa d'uso è semplicemente come olio detergente al mattino, quello sì, perché no. E niente, io in realtà l'ho trovato pratico per il pack, perché con la pompettina sotto la doccia 2 secondi, però in sé per sé non mi fa impazzire come potere struccante. Crema di Mario Badescu, questa è la Kera Moisturizer e l'ho trovata su Beauty Bay. Vi ricordo, Beauty Bay non avete la douane, quindi la dogana, e credo abbiate solo 3 euro di spese di spedizione, ma in realtà c'è 3 euro di spese di spedizione per tutti i brand che trovate sul sito, cioè andateci perché proprio ne vale la pena. Questa è una crema idratante che utilizzavo soprattutto la sera perché è leggermente oleosina, poi sul viso, e quindi prima del trucco non mi faceva impazzire. Mi sembra che sul sito fosse indicata per le pelli a tendenza ad arrossarsi, insomma, e trovo che sotto questo punto di vista si è comportata molto bene, perché effettivamente usandola con costanza notavo che i rossori che avevo sul viso erano meno presenti. Quindi non so se è una coincidenza, se è stata la crema, in ogni caso mi è piaciuta, perché no riprenderla il prossimo inverno? Dico già che per il periodo estivo è troppo troppo pesante per me. Però invernale, autunno, perché no? Cerottini punti neri Biore, questi qua sapete ne finisco miliardi, in realtà ne ho finiti anche altri questo mese, ma ho sempre buttato la cartina. Questi
Comunque sappiate, ottimi cerotti per i punti neri. Il miglior peeling, micro peeling chimico del mondo è il Garancia, almeno per me. Questa è la seconda boccettona che finisco in tutta la mia vita. Ed è un micro peeling molto molto rapido da fare, soprattutto la sera. Io lo facevo sempre la sera. Si applica due pump per quanto mi riguarda, sul viso asciutto. Si fa bene la muschina lì ovunque, si lascia agire 30 minuti e poi si risciacqua. Onestamente, questo qua ti cambia la texture della pelle, che è una meraviglia. Non mi ha mai dato problemi di irritazione, non mi ha mai arrossato il viso. Rimane un micro peeling per quanto mi riguarda, per peli sensibili, approvato. E cosa dire? Niente, questo qua era anche un pack in edizione limitata perché aveva tutti gli stickers, ma vabbè, quello non è che è importante. Ottimo, 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 davvero. Usato con costanza ogni sera, migliora decisamente la grana della pelle. Spugnetta Konjac, questa qua non mi ricordo più se è di Vrochet o di Kiko, ma penso fosse la bianca di Vrochet. Niente, le compro e ricompro ormai da 3 anni, penso, e mi ci trovo sempre bene, sia per rimuovere il detergente, rimuovere l'olio, il burro struccante, rimuovere le maschere. Al mattino per lavare il viso, se non voglio mettere un sapone, uso questa, per me va bene. Quindi niente, io queste qua le ricompro sempre. Creme mani ne ho due da mostrarvi, una che è bocciatissima, non per la crema in sé, perché la crema è buona, onestamente, anche super profumata. Vabbè, questo, cioè, è una crema di EOS. Il mio problema con questa crema è il pack, perché non so se sino, boh, a parte il fatto che mi ha volato il tappo, è super iper duro. Cioè, io per riuscire a premerla, non immaginate quanto abbia dovuto schiacciare. E ancora non sono neanche riuscita a prenderla tutta. Quindi, onestamente, questo per il packaging assolutamente bocciatissima. Mai nella vita più ricomprerò delle creme con tipi di pack così. E l'altra invece è la crema a mani di Lanolin. Lano? Lanolin? Sì, Lanolin. E la crema a mani loro al limone. Hanno anche quella alla rosa. E che cosa dirvi? Allora, il livello di consistenza è molto dura, pastosa. Ma si assorbe molto in fretta sulle mani e non vi lascia affatto unti. Quindi io la usavo questa qua in salone quando avevo le mani particolarmente secche perché mi alleviava subito il fatto di secchezza, bruciore, dolore e tutto quanto. E in realtà mi è piaciuta abbastanza. Però non ci andrei a rispendere 9 euro, quindi è stato bello provarla, però rimane là. Dischetti di cotone di The Makeup, questi qua non è che li ho presi per il brand, li avevo presi all'epoca semplicemente perché erano in offerta. C'era il grosso pacco tipo a 3 euro con 5 pacchi dentro, quindi va bene. Io li uso per struccare principalmente il trucco occhi con, lo sapete, struccante bifase. Volevo fare una piccola parentesi su questi dischetti perché non mi ricordo più all'epoca perché fecero tanto scalpore quando uscirono in commercio e onestamente non capisco il senso perché sono dei dischetti che non sono neanche cuciti né bordetti, quindi basta che lo si tiene male, si prende male e si sfoglia in due e cioè è un dischetto di cotone classico, gente, quindi non vedo che cosa ci fosse di così tanto stupenda come cosa all'epoca, però beh. Lasciamo perdere. Passiamo al make-up che non è, cioè sì, un po' di cose ma nelle stesse categorie. Due mascara secchi, ormai tutti e due, e nessuno dei due mi ha particolarmente colpita. Questo qua di Kiko è un top coat mascara, quello viola volumizzante. Lo scovolino è così a palletta e non mi è piaciuto onestamente lo scovolino, cioè non mi ha fatto impazzire, trovo ci sia di meglio come scovolino per i top coat. Il Marc Jacobs, questa qua era una mini size presente, non mi ricordo più, in una box Sephora immagino, e il livello di scovolino assomiglia un po' al Better Than Sex, ma l'effetto non mi ha fatto impazzire più di tanto.
raggruppava un po' troppo le ciglia e non mi dava neanche particolare lunghezza, quindi e curvatura neanche quella, quindi direi di no. E ho una caterba di sprayetti viso, spray che non trovate più, questo qua della Kikola Tropic Hit, era una vecchia edizione limitata. E terrò il pack perché onestamente lo spruzzino vaporizzatore è il migliore che abbia mai provato. Quindi questo qua lo terrò per tipo mettere in borsa, così così. Questo di cui già ho tolto l'etichetta perché è troppo bello il pack, quindi voglio riutilizzare pure questo. È della Too Faced. E mi sembra che pure lo spray qua fosse bellino. Non fa più niente. Buono. L'hangover mi sembra spray fissante primer, era il primer? Mi ricordo più se era il primer o fa sia da primer che da fixing spray. Per fondere le polveri del viso ci sta, poi il livello di durata del tutto non è che cambi molto la vita, però l'odore è molto buono perché è di cocco e cioè il packaging è troppo carino perché andiamo dal bianco al rosa, quindi niente, questo me lo tengo. Lo spray della vita, ma questo qua non ho neanche bisogno di dirvi più di tanto perché lo sapete. E l'All Nighter Ultra Matte di Urban Decay. È il primo, credo, sì, perché ho l'altro là. Penso che sia il primo che finisco del marchio. Ottimo, perfetto, stupendissimo. Questo qua, quando mettete pure la mascherina, vi tiene il trucco stra 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 bene e trasferite davvero pochissimo. L'unica cosa, se avete la pelle che è già secca di natura, a lungo andare vi secca un po' di più la pelle, quindi da usare con parsimonia, ma è un ottimo, 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 ottimo prodotto, nonostante costi 30 euro e onestamente aspettate di trovare le offerte per comprarlo, perché spesso fanno i kit natalizi con due spray e quando trovate la buona offerta pagate tipo 25 euro anche i due, il che non è male. Quindi niente, volevo solo dirvi questo. Finito, abbiamo finito. Per fortuna c'è ancora un po' di luce, quindi io spero che il video vi è piaciuto. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, se li conoscete. E insomma, cosa ne pensate? Vi ricordo, sotto nell'info box trovate tutti i link utili, ovvero il mio Instagram dedicato al project pen, al make up, insomma, parliamo di make up, il mio Instagram dedicato ai capelli, quindi al mio lavoro attuale e poi chissà se sarà anche del futuro. C'è anche il mio negozietto Etsy dove trovate tutti i quadrettini, se volete comprarne uno mi farò il piacere, anche perché non ho più spazio per farne altri. Quindi niente, mi ha fatto piacere richiacchierare con voi e soprattutto parlare in italiano e parlare di cose frivole che ci piacciono un sacco. E non è una promessa perché tanto non lo mantengo mai, ma cercherò di essere un po' più regolare con i video. Ho già un po' di cosine arretrate da voler registrare, tra cui anche un video tag in cui mi ha taggato Carolina, che cercherò di organizzare prossimamente perché non so ancora come rispondere alle domande sulla palette, perché per un amante della palette è impossibile scegliere, e tanti altri video in arrivo. E nulla, quindi io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Io vado a mangiare che sto a morire di fame e ci si vede al più presto. Ciao ciao!